Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Con oggi parte una nuova rubrica mensile, un make-up al mese con noi, in collaborazione con Jessica, Miss Jessie Makeup. Giù nell'info box vi lascio il link al suo canale, andatela a vedere perché è una ragazza veramente molto carina e simpatica. In cosa consisterà questa collaborazione? Ogni mese io e Jessica, all'insaputa l'una dell'altra, pubblicheremo il make-up tutorial del trucco che ci ha colpito di più appunto in quel periodo. All'insaputa l'una dell'altra, nel senso che lo faremo senza accordarci prima su quale filo conduttore utilizzare appunto per il nostro make-up tutorial, per cui ogni volta sarà una sorpresa reciproca. Ad esempio, io questo mese vi ho proposto questo trucco che sto indossando e che ho realizzato con la palette Naked 3, in quanto è quello che ho sfoggiato di più durante alcune uscite serali, quale ad esempio il compleanno di mio figlio, poi il compleanno di mio marito che cade proprio oggi, la sera di San Valentino, insomma, una serie di festeggiamenti. Per cui sono curiosissima di vedere anche il trucco di Jessica e spero lo siate anche voi. Per cui ragazzi, adesso vi lascio al make-up tutorial vero e proprio. Vi ricordo che questo appuntamento mensile lo pubblicheremo, impegni permettendo, all'incirca al 15 di ogni mese e spero che la rubrica, vi piaccia, vi sia interessante e che ci seguirete numerose. Per cui ragazzi, adesso vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao! Inizio il make-up applicando l'eyeshadow Primer Potion della Urban Decay come base per l'ombretto. Realizzerò il make-up con la Naked 3. Il primo colore che prelevo è l'Ayer. E partendo dall'angolo interno dell'occhio lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile, ma fermandomi un po' prima dell'angolo esterno. Girando lo stesso pennellino di prima, prelevo ora Dark Side e lo vado ad applicare a partire da quel punto dell'angolo esterno della palpebra mobile lasciato libero precedentemente. Picchietto bene il colore, inserendolo già nella piega dell'occhio. Con il pennello da sfumatura 217, ora continuo a picchiettare il colore e a sfumarlo nella piega. E poi prelevo Strange come illuminante e lo applico appena al di sotto dell'arcata sopraccigliare. Con lo stesso pennellino prelevo poi il colore neutro Limit e lo applico per creare un intermedio appunto tra l'illuminante appena applicato e il colore più scuro, in modo da smorzare un pochino lo stacco. Vado poi a sfumare tutte le polveri insieme con il pennello 224 di MAC. Con la Perversion di Urban Decay traccio una linea molto sottile all'attaccatura delle ciglia, creando una codina non troppo lunga. E dopo aver piegato le ciglia e delineato la rima interna dell'occhio col trucco di pupa, vado di mascara. Oggi utilizzerò lo Smart Lens Mascara della UNE, che è tra i regalini di Daniela, un mascara naturale con il quale mi sto trovando molto bene. E lo vado ad applicare sia sulle ciglia superiori, su quelle inferiori. Termino il trucco occhi col solito kit in polvere di Essence per le sopracciglia. Passo al trucco del viso, applicando innanzitutto Camouflage di Relastil nella zona del contorno occhi, applicandolo dapprima con le dita e lavorandolo poi con il pennello da correttore di Nive Cosmetics. Come fondotinta utilizzo la iCoverage Mineral Foundation nella colorazione Light Neutral, lo applico con il Kabuki, picchiettandolo poi sempre col pennello da correttore nella zona del contorno occhi, in modo da non rimuovere camouflage appena applicato. Come blush uso la Cialda Rotta Gem di Neve Cosmetics e concludo applicando sulle labbra questo lip gloss di pupa, lo 004 della serie Princess.
questo è il risultato finale. Io vi mando un grandissimo bacione, andate anche voi a vedere il video di Jessica e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!